Eccoci tornati dunque con Casa Viola Estate per seguire ancora Fiorentina Offi Creta, che nel periodo non collegato ha cambiato il parziale 1-0 in favore della squadra viola, gol di Alexander Kakorin, ma ripartiamo dai titoli grazie alla regia di Leonardo Aloè. Fiorentina Offi Creta, prove verso il Genoa, titolari in campo perché di fatto Bonaventura, e Artur Melo, Dodò, insomma tanti dei titolari di Vincenzo Italiano che sono in campo dal primo minuto. Kwame, prove di intesa, la concorrenza è una cosa positiva, abbiamo sentito le parole del 97 ivoriano. Nzola, il primo gol spero contro il Genoa alla prima giornata. Castrovilli infortunato, quanto dovrà stare fuori? Ne abbiamo parlato con il fisioterapista Alessandro Francini, che ci ha illuminato su come funziona la riabilitazione su un legamento crociato per questa tipologia di infortuni in artroscopia. Beltran abbraccia Firenze in attesa di altri due acquisti, ed è da qui che ripartirei grazie alla regia, dalla foto che raffigura Lucas Beltran è appena arrivato sul suolo italiano. Eccola qua stamani, all'arrivo in aeroporto a Roma, perché è lì che è atterrato il nuovo acquisto della Fiorentina, e poi si è recato con un componente della squadra viola a Firenze e ha ricevuto il primo abbraccio. Però insomma già qui Beltran che è entusiasta di avere questa opportunità in carriera. Nel frattempo io vedo dal monitor di servizio che si sta scaldando anche in Balanzola, pronto per subentrare in questo secondo tempo, ma ci farei raccontare la fine del primo tempo, il gol di Alexander Kakorin e chi si sta intensificando nelle fasi di riscaldamento da chi allo stadio, da Michel Isler e da Gianmarco Lucherini. Ben ritrovati, buonasera. Eccoci Gabriele, fine primo tempo, parziale di 1-0, ha segnato Alexander Kakorin, seguito da un'ovazione incredibile, sembrava di essere una partita ufficiale. Michel, che vedo che hai dei problemi nel collegarti, ecco, devi metterlo all'orecchio, ecco lì, perfetto, ecco, adesso sei tra di noi. Allora, 1-0, segna Kakorin e grande ovazione dello stadio, che addirittura ha risposto come se fosse una partita ufficiale. Michel, sensazioni? Kakorin si è guadagnato in queste due partite una simpatia da parte di un pubblico che agli inizi, quando dalla Russia questo è arrivato in Italia, sicuramente non si era guadagnato. È una situazione un po' bislacca, perché oltre al gol insomma ha fatto una discreta partita. Quindi la domanda è che cosa vorrà fare la società con questi giocatori. Tentativi, intanto tieni via la mano perché sennò non ti vedono, ti parte la mano. Allora, dicevo, no. Michel, crescerà il partito del teniamo anche Kakorin a questo punto, o stiamo esagerando? Però ecco, diciamo che il giocatore è molto amato dal pubblico, però ecco, insomma, il destino. Prudenza. Nel senso, vediamolo a esami più probanti. Vediamo, poi ricordati che lui è un attaccante, quindi se vuol giocare deve dimostrarsi più bravo di quelli che adesso sono lì per giocare da centravanti, e cioè dei nuovi acquisti. Bravo. Michel, facciamo un po' il riassunto della serata, perché allora Gabriele, seconda serata amichevole in casa fiorentina, secondo appuntamento con l'Offi Creta dopo l'amichevole di ieri sera con Sesti Levante. Ricordiamo Offi Creta squadra di Serie A greca, quindi siamo a un altro livello rispetto al test di ieri sera contro il Sesti Levante, squadra di Lega Pro. Ti dico, prima della partita, l'abbiamo già ricordato nella prima mezz'ora di trasmissione, sono stati di fatto presentati i nuovi acquisti finora fatti dalla Fiorentina, quindi grandi ovazioni sia per Sabiri, Parisi, Artur, Nzola, ma soprattutto dulcis in fondo, Michel, grande ovazione per Lucas Beltran. Ricordiamo, arrivato oggi a Firenze, sbarcato prima a Fiumicino, poi a Firenze, ha fatto le visite mediche. E Michel, sono stati dei minuti molto particolari, soprattutto giovedì sera sembrava che il giocatore non arrivasse a Firenze con l'inserimento della Roma, manovra di disturbo che poi alla fine si è risolta, pare, con una telefonata dei dirigenti della Fiorentina proprio all'indirizzo di quelli della Roma. Michel, due riflessioni su questo. Ma intanto questo è uno dei motivi per cui il giocatore è salito subito alla simpatia del popolo viola, perché qualche tifoso un pochino più giovane di me ricorderà i casi di Berbatov, i casi di Milinkovic e Savic, cioè di giocatori che in pratica erano già stati presi dalla Fiorentina ma che
proprio all'ultimo vennero strappati con operazioni di mercato. Si è temuto un po' lo stesso epilogo per qualche minuto. Si è temuto lo stesso epilogo, però ciò non è stato, e quindi io credo che la gente, leggendo un po' tutte le caratteristiche di questo ragazzo, viene dal River Plate, cioè una delle squadre più importanti del mondo. Sì. In Argentina se la vede con il Boca Juniors, insomma, è evidentemente un giocatore che invita il popolo viola a essere speranzoso. Vediamo, ha fatto un certo numero di gol, ora non ricordo quanto di preciso, nell'ultima annata a River Plate. 11. 11 su quante partite giocate? 25 se non vado errato, vado a memoria. Insomma, comunque è un giocatore che può dare corda alle speranze di tifosi viola, i quali dal canto loro non hanno mancato di apprezzarlo. Michel, Gianmarco, ti dico, vedo che Gabri, le squadre stanno per tornare in campo con alcuni giocatori, sì, che stanno intensificando le fasi di riscaldamento, ma vorrei parlare di calciomercato con voi e coinvolgervi su questo aspetto. Ossia, Michel, soprattutto tu, forse alla Fiorentina mancano ancora due acquisti, ossia un difensore centrale e magari un centrocampista, considerando che Sofyan Amrabat lasci Firenze. Ecco, allora dalla redazione oggi vogliamo proporre, così, se ti piace, come fosse un dépliant, un calciatore. Te lo faccio vedere, che è nelle cronache dell'Atalanta, che è Mehdi Demiral, perché il giocatore è in uscita, è un turco, classe 98, è in rotta con gli orobici, costa 15 milioni, interessa all'Inter, che è sul giocatore, piace anche alla Roma, ma qui subito andiamo dritti, non hanno moneta, quindi lo prendono in prestito con diritto o comunque con soluzioni di questo genere. La Fiorentina invece può spendere, ha un ingaggio da 2 milioni. È vero che è destro e che l'italiano preferirebbe un mancino, però come profilo ci potrebbe stare alla grande. Che ne pensi? Se tu fossi Daniele Pradè, lo prenderesti? Aiutami un attimo, è quel Demiral che ha militato anche nella Juve? Assolutamente sì, certo. E come mai la Juve perde un giocatore così? È all'Atalanta. Abbiamo Michel investigatore, Michel è dell'Atalanta. Pagato 20 milioni dalla società bergamasca. Sì. No. Tu chiedi Michel, ecco, c'è qualcosa che non mi torna pienamente quando ci sono, quando una big si disfa di un, una big come in questo caso la Juve si disfa di un, sia pure tramite l'Atalanta. Non ti ha entusiasmato? Non ti piace? Ma ti dico, no, che il giocatore certamente gode di buoni riconoscimenti, ecco. Però ecco, insomma, sono, se ci fosse un qualche cosa di meglio, di più sicuro, preferirei, perché ribadisco il mio concetto delle scommesse. Guarda, te ne faccio vedere un altro, te ne faccio vedere un altro, non so se è più sicuro in questi termini, ma senz'altro ha un nome un po' più altisonante. È una suggestione che aleggia da qualche settimana, insomma, anche su Firenze, soprattutto perché ha mandato una PEC perché vuole essere reintegrato in rosa. Sto parlando di Leonardo Bonucci, anch'esso un destro, classe 1987, 60 presenze e 7 gol nelle ultime due stagioni, ha un ingaggio pesante, scadenza 2024, ma è chiaro che la Juventus se ne deve liberare perché è fuori dal progetto tecnico e volano carte bollate. Michel, meglio? Ti piace di più? Tanto è iniziato il secondo tempo in questo momento, Gabriele? Non sorpassi a destra, Lucherini, non sorpassi a destra. È entrato un Balanzolà. Allora, oggi qui c'è la maratona totalmente piena, ecco. C'è buona presenza, sì, anche nel... A quanto ammontano i popcorn? Ti domando, il popolo viola... Qui stasera ben rappresentato, come prenderebbe l'arrivo di Bonucci? Me lo deve dire lei, che è un decano, dottor Isle. allora, me lo deve dire lei questo. Molto probabilmente il popolo viola non sarebbe d'accordo. Bene, così abbiamo cassato l'ipotesi Bonucci. Ti chiedo, Michel, a 7 giorni dall'inizio della Serie A, cosa manca in definitiva? Abbiamo detto un difensore centrale e un centrocampista centrale. Hai bocciato di fatto tutti i nomi che ti sta facendo Calderon. A questo punto falli te due nomi. Ecco. Li faccia lei.
Ma il nostro è un mestiere diverso, ragazzi, non siamo noi. Quando ha detto il nostro è un mestiere di, mi sono preoccupato, onestamente. Io ho temuto il peggio. No, Michelle giustamente fa osservare. È evidente, magari quello che noi dobbiamo fare è quando c'è l'odore della cuina. Attenzione, balanzolà davanti. Fuori gioco. Era partito bene su assist. Credo di Dodò, è lanciato lungo, la bandierina si è alzata, però ecco, è entrato un Balanzola. Viaggiare. Che vuol dire viaggiare? Viaggiare vuol dire che bisogna alzare il ritmo qua, perché insomma la Fiorentina il primo tempo l'ha tenuto bene, però ora ha cominciato a viaggiare, ha cominciato ad alzare il ritmo. Ah, sì. Allora è uscito Sasha Kokorin, è entrato un Balanzola. Chissà, Michel, che stasera non vedremo anche magari qualcuno che non abbiamo visto in questi due giorni, e magari penso a Nico Gonzalez, che però ha visto allenarsi prima della partita fare tre corsette su e giù. Sì, per non il so se stesse proprio bene, appunto, 100%. È per questo che ti stavo chiedendo, magari forse non avrà nemmeno 10 minuti stasera, però ecco, 7 giorni all'inizio della Serie A, Michel, si inizia a fare sul serio. Non ci hai voluto dire quali sono i nomi che mancano. No, ma ce li dici, allora altrimenti il dottor Isler non va via dal Franchi. Michel, dici. Ce li dai vedere. Chi manca? Ragazzi, vi ribadisco. Non è il tuo lavoro. Non è il mio lavoro innanzitutto, però è chiaro che se venissero fra i vari nomi che sono... Ecco, se ci arriviamo, ci arriviamo. Vi dico che per i miei gusti non ce n'è uno che mi abbia esaltato in maniera... Ok, non ti titilla, non ti sconfinferà. Quindi, siccome mi sembra che fino ad ora, fra quelli visti ieri e quelli visti fin qui adesso, tutto sommato sia una rosa che sta facendo il fatto suo, aspettiamo, vediamo. Ah, c'è Cori. Di sicuro il problema numero uno resta quello della sicurezza difensiva, e evidentemente anche oggi è stato un episodio, però poi insomma diciamo che... Va bene, io prendo atto che al dottor Isler non piacciono le proposte della redazione. Che devo fare? Devo fare una rettifica, Gabriele, perché prego. Ho tirato una sbarronata. Non è uscito Sasha Kokorin, giustamente mi fa notare il collega Roberto Davide Pini della Nazione. In questo momento Kokorin è in campo insieme a Balanzola, quindi è uscito Sottile. Quindi la Fiorentina attualmente si schiera con un 4-3-3 con Breca sulla sinistra, Balanzola punta centrale, Sasha Kokorin alla destra. Oppure è un albero di Natale? Posso avanzare questa ipotesi? Ossia con due sottopunte? Cos'è un albero di Natale, Michelle? Un albero di Natale? L'albero di Natale c'è, cioè, con la punta centrale in alto. Corretto. Attenzione, il portiere dell'Offi Creta regala il pallone a Brecalo, che però si fa fregare il tempo al difensore greco. Peccato, buona occasione. E questa Brecalo si da mangiare. Topica di Mandas, il portiere greco che aveva... insomma, era incappato in una classica papera. Dicevi, scusami... No, dicevo che la punta unica centrale in alto è un discorso che può andare bene, però la domanda poi è gli altri giocatori di punta che fine fanno? Cioè, voglio dire, adesso abbiamo in questo momento Zola, Cabral. Vedi che i grandi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano, togli le manine. Io chiedo al buon Papini, che non mi sente, di portarvi via, perché avete detto che Kokorin è riuscito e sta giocando, avete detto che Cabral sta giocando ed è a giocare beatamente al Benfica. Ragazzi, posso dirle, cioè, abbiamo l'attenuante della distrazione, perché poco prima di andare in onda è successo un fatto increscioso, a me si è rovesciato il caffè addosso. Ma lei Lucherini, è come quando andava a scuola, che si giustificava con la professoressa di turno, mostrando appunti momento... mangiati dal cane, caffè. Ma lei Lucherini è una cosa incredibile. Caffè, io la rimando a settembre. Sulle note. Anzi, la faccio rimandare dal direttore. Bianca. La faccio rimandare dal direttore a settembre. Gli telefono. Quindi siamo stati distratti un po'. Gabriele, però rispondi un attimo, te che ti vedo ferrato. Ma con tre punte centrali, chi fa giocare italiano? Vede Isler, io le potrei rispondere che non è il mio mestiere, però di fatto le rispondo invece dicendole che Beltran, lo abbiamo ipotizzato anche nelle formazioni dalla nostra redazione,
può anche fare il sottopunta, quindi in un 4-2-3-1 può giocare Beltrán e Nzola. Bisogna, esatto, grazie alla regia di Leonardo Loè, bisogna vedere ovviamente se Italiano è di questo avviso, no, se vuole una formazione abbastanza sbilanciata. A proposito di sottopunta, ti ricordo che c'è anche un certo Jovic che ad oggi non sa se va, certo, via. Ad oggi è giusto quindi, ricordare che è ancora in forza. Se ci mettiamo anche Jovic... solita zuppa, non possono giocare tutti, si gioca in 11, però uno esclude l'altro nel caso in cui volessero giocare con due. Però ribadiamo che Jovic, e questa è cronaca, è sul mercato. Fali Ramadani, che è l'agente, è al lavoro per trovare una sistemazione. La Stella Rossa di Belgrado è interessata, tra l'altro è la squadra che ha lanciato nei professionisti il serbo classe 97, quindi insomma c'è la voglia di trovare una soluzione, però questo ovviamente non è certo che accada, Michel. Comunque, dei nomi che abbiamo fatto, probabilmente, forse. Attenzione, duetto Dodò-Arthur. Arthur a limitare il rigore, ecco, per sì. Cacorin in mezzo, non c'è nessuno. Dall'altra parte c'è Brecalo, che però può sfruttare l'occasione. La palla però rimbalza addosso al giocatore viola e finisce sul fondo. Quindi si ricomincerà con una rimessa dal fondo per Lofi Creta. Quando siamo giunti al 52esimo minuto, Michel, 1-0 per la Fiorentina, ha segnato Alexander Cocorin. Non vedo grandi movimenti in panchina, se non, ecco. Ecco, se non, ma sai, molti hanno giocato ieri, per cui tu dici si finirà più o meno così. Però chi, ecco, vedete fisicamente detto più in palla di questa formazione? Perché ora questa scorribanda a me ha convinto, dico la verità. Michel, io per esempio vedo sotto questo profilo un ottimo Arthur, che adesso sta partendo, esatto, in dribbling e poi riesce a appoggiare, quindi è una buona notizia questa, profilo, Michel, no? Mi sembra, sì, non c'è dubbio. È una buona notizia nella misura in cui si pensava che il calciatore avesse bisogno, insomma, di attendere prima di giocare dal primo minuto. Invece, se questo test, quantomeno a livello fisico, ci dà un'indicazione... palla in mezzo di Cacorin, cross in mezzo per la testa di Nzola, che salta, stacca, però la palla finisce sul fondo. Però buona iniziativa sempre di Arthur, che manovra a centrocampo ed è insieme a Bonaventura, Michel, forse... Sì. Uno dei migliori di stasera. Primo stacco di Balanzola, palla sul fondo, assist di Cacorin. Ti dico, ecco, che però, visto parlando di assist, sul gol di Cacorin nel primo tempo l'assist è di Riccardo Sottile, sì. Quindi un giocatore che, ecco, sta cercando in tutti i modi di mettersi, almeno questa è la sensazione, di mettersi in mostra, e la voglia del giocatore c'è. È un giocatore che viene da tanti mesi di stop, però ecco, i segnali che vengono dal campo sono sicuramente segnali di un ragazzo che vuole dimostrare di poter far parte di questa stagione che inizia, Gabriele. Un ragazzo che vuol chiudere la sfortuna immensa che ha caratterizzato. Lucherini, ad Isler io vorrei lanciare una delle nostre provocazioni di questa settimana da Casa Viola, per tornare sull'affair Cabral, mettendolo in questo trittico, ossia Arthur Cabral viene venduto per 20 milioni più bonus al Benfica, e chiaramente Firenze è così, è adorabile. Fino a qualche giorno fa era da vendere immediatamente, venduto a questa cifra al Benfica di Rui Costa, no, andava tenuto, Firenze è questa. Però ecco, è questa la domanda che ci poniamo, caro Michel Isler, chi lo fa l'affare? La Fiorentina a venderlo a 20 milioni più 5 di bonus, o lo fa il Benfica, che comunque negli ultimi anni, tra Darwin Núñez e Gonzalo Ramos, di attaccanti ne ha sbagliati ben pochi? Ascolta, ad oggi l'affare l'ha fatto la Fiorentina, non c'è dubbio, perché io mai e poi mai avrei creduto a 20 milioni più bonus per Cabral. Poi, se succede che Cabral va in Portogallo, gioca nel Benfica e riesce a diventare come Darwin Núñez o altri, vabbè, saranno stati bravi quelli del Benfica a sfruttarne la capacità. Però ad oggi, Matteo, avresti mai pensato a 20 milioni per Cabral? Io no, non. No, onestamente la cifra 20 milioni più 5 di bonus è una cifra molto importante. Ecco, io onestamente, se possiamo anche esprimere un'opinione noi della redazione, onestamente no, non ce l'aspettavamo nemmeno noi. Sapevamo che Cabral era in uscita, sapevamo che la Fiorentina stava cercando una soluzione, ma così importante assolutissimamente no. Ecco, visto che però di più è il caso di Cabral, si può affiancare in un altro ruolo a quella di Igor. E se è vero che è andato via per 14 di più, cosa in più? 17, esatto. 17. Di più. Ma io ripeto,
probabilmente è tutta colpa mia che vado a avere un elenco. Non sia così severo con se stesso, Isler, non sia così severo con se stesso. Però credo che in molti mi darebbero ragione su questo fatto. Ah beh, questo solo per il fatto, basterebbe il fatto che lei si chiama Michelle Isler, esatto. E subito automaticamente bisogna darle ragione. Però ti segnalo intanto che la Fiorentina è davanti con Dodò che cerca in questo momento lo spunto. Fiorentina che sta in questo momento attaccando, attenzione sull'asse Cacorin a Dodò, in Balanzolà appena sbagliato un passaggio all'indirizzo di Dodò, però Fiorentina stabilmente davanti, attenzione tentativo in Balanzolà, il tiro di Cacorin fuori di un soffio. Fiorentina presente oramai da 5 minuti buoni nell'area di rigore dell'Offi Creta, Michel Cacorin. Cacorin di nuovo. Cacorin, incredibile. Cosa? Sei attenzione, terreno scivoloso. Sei emozionato. Sei emozionato, Cacorin. Molto scivoloso. Occhio. Certo, molto scivoloso. Occhio. D'altro canto, Gabriele, dicevamo prima nell'intervallo. Che insomma questo è arrivato in Italia 2 anni fa se non sbaglio. Sì. Rendimento zero, inutilizzato. Poi è andato a Cipro. Nemmeno mandato a Cipro dove riesce a segnare 13 gol in 29 partite. Ma a Cipro. Non c'era, come dire, l'idea. A Cipro non sfigurerebbe nemmeno Lucherini che è un ottimo difensore centrale, eh. Ecco. Ho querelato per molto meno e la diffido da utilizzare ancora il mio nome in termini io calcistici. Mando una pecca all'avvocato Cipriani, lei non si preoccupa. No, ora, a parte gli scherzi. Lucherini adesso raggiunge dopo. No, lasciamo perdere. Però ecco, tanto Offi Creta davanti. Sì, di certo un ragazzo che in Italia, possiamo dirlo, ha un'operazione strafallita attualmente. Lei con la labarda spaziale. Anche, io... No, vabbè. Io offro il mio ufficio legale al buon Cacorin se ti vuole portar via tutto. Uno vuole fare cronaca onesta e aderente al vero, Michel, non possiamo di certo dire che il giocatore non sia. Intanto c'è Parisi che tenta lo strappo, pallone per Mandragora, grande cambio di campo proprio per Sasso Cacorin, grande stop, va a puntare la difesa del Fikreta per Dodò che arriva, palla in mezzo, peccato perché Zola era 2 metri avanti. Anche qui grande movimento di Cacorin che riceve. Vai, stasera la riabilitazione. Ragazzi, occhio! Così. No, io ti dico, la partita in questo momento. Allora, il migliore in campo della Fiorentina fino a questo momento, secondo voi chi è? Io Bonaventura, sì, Arthur. Bene tutti. No, bene tutti. A Parisi tutti. Stasera non l'ho visto. Io faccio per esempio a trovarne uno che non ha. Va bene. Ragione, Parisi l'abbiamo visto che poco il buon Isler che dice sempre il campo è Cassazione, quindi è uno che diciamo di magistratura sul campo se ne intende, farei esprimere un altro giudizio, un voto al mercato della Fiorentina, che è vero che non è ancora concluso, quindi è un voto parziale, a matita, che è casomai da confermare. Però lei Isler, se in questo momento dovesse dare un voto al mercato della Fiorentina, su che voto si assesterebbe? In questo momento, sulla base delle prestazioni che abbiamo visto, giù la manina, compresa quella di stasera, darei un voto alto di sicuro, perché non ti ripeto, non vedo fra ieri e oggi giocatori che non si sono espressi nella ma cosa intende per 7? Voto alto, perché noi sappiamo che Galbiati da sempre 7, quando deve dare 10 non si schioda dal 7, modo quello particolare. È alto per Michel Isler. 7? Il fatto è che voi siete dei birboni, perché uno vi dà, vi dice il voto in relazione a quello che si è visto in campo. Ichet nunc. Esatto. Ma le concedo il diritto all'oblio, Isler, non si preoccupi, elimino la registrazione. Qual è il voto? Qual è il voto? No, il voto è un voto alto. Che voto daresti alla Fiorentina? 8. 8. Secondo Michel Isler, per la partita fino a questo momento. 8 sulla base delle prestazioni di ora, ieri e oggi. Sembra di vedere una scena dove il nipote briccone cerca di redarguire lo zio pieno di nozioni. Quindi il nipote briccone. Il nipote briccone è Michele, lo zio sono io. Perché poi vedete il voto dice: allora hai visto, Michele ha detto così e così. Poi magari domani questi stessi giocatori. Non so come farglielo capire. Lei Isler ora si sono frizzati e quindi li recuperiamo tra poco. Però eccoli, ci sono, e quindi grazie alla regia. Lei Isler, si ricordi che una parte del mestiere me l'ha insegnato anche lei, quindi un po' deve subire i suoi insegnamenti, è così.
Allora, registriamo che secondo Michel Isler attualmente, oggi è il 12 agosto, a una settimana dall'inizio del campionato, il calciomercato viola di quest'estate è da 8. Con l'arrivo di Lucas Beltrán. E con questo giudizio io direi che non c'è da aggiungere altro e ringrazierei il contributo dallo stadio Artemio Franchi. Vuole precisare. Ma Lucarini è furbastro, perché non ho detto in questa maniera. Cosa ho detto? Oggi la prestazione è da 8, non ho detto il mercato. Avviso Vittorio Betti, ci farete una puntata di Giallo Toscana, non vi preoccupate, avviso Vittorio, ci fate una puntata. Grazie al contributo dallo stadio Artemio Franchi da parte di Gianmarco Lucarini e Michel Isler. Per il conto, per la lavanderia, metto tutto a nome Calderon. Sì, bene, oppure Leonardo Aloè, che è in regia, che mi fa segnacci nei tuoi confronti. Perfetto, ma questa non perfetto, è una novità. Grazie. Ovviamente. Grazie allora, ragazzi, dallo Ciao, stadio. Buona Michelle. Partita, Ciao, buona serata. E allora il rimando ai nostri amici telespettatori è domani, e comunque sempre nella fascia informativa di Toscana TV, dalle 13 alle 19, i nostri contenuti informativi del TG Sport. Casa Viola torna, segnatevi la data, il 21 di agosto, pronti per continuare a raccontarvi il day by day della Fiorentina, ma ovviamente schermi e accesi puntati al 19 di agosto, quando la Fiorentina affronterà la prima gara di campionato. Allora a voi tutti una serena buonanotte qui dalla redazione sportiva di Toscana TV e da Casa Viola. A presto!